Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dal campo dell'Olmo Ponte per l'ottava giornata del girone C del campionato Under 17. L'Arezzo affronta l'Olbia per cercare il riscatto dopo la pesante sconfitta 4-1 in casa del Siena. Arezzo che comunque è ben messo in classifica, 9 punti, terzo posto a 2 dalla Pistoiese, peraltro già battuta qua qualche settimana fa, grazie al calcio di rigore di Steccato, e poi Pontedera che si trova al comando della classifica con 13 punti, quindi l'Arezzo in caso di vittoria potrebbe quantomeno agganciare la seconda posizione. L'Olbia si trova a metà classifica, quota 7 punti, insieme a Siena, Carrarese, Lucchese e Pisa. Avanza Anselmi, può velocizzare, smarca Baldoni, di nuovo dal fondo, Baldoni, parte il cross, scivolato, Anselmi, sinistro di Anselmi, palo, carambola, non è finita, Sestini, esterno della rete. Buxel parte improvvisamente, poi va a lanciare Sestini che si infila bene tra i due difensori, Sestini e Belloni, Sestini, sta arrivando Anselmi, Sestini, lo salta Sestini, Sestini, destro, traversa, traversa. Si gioca da 20 minuti, l'Arezzo ha già preso un palo, una traversa. Romani, palla dentro per Bux che ha seguito l'azione, Bux, Ferraro, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Arezzo, Bux, l'imbucata vincente di Bux che aveva seguito la squadra, e dunque c'è il calcio di rigore. Claudio Bux per il tentativo di trasformazione. Siamo sullo 0-0 dopo che l'Arezzo ha avuto tantissime occasioni. Vediamo, Bux, destro, rete! L'Arezzo è in vantaggio al 31esimo. Il calcio di rigore dell'1-0 trovato e trasformato da Claudio Bux, 1-0. Attenzione al lancio, Anselmi. Ha mancato Secci, Anselmi allora può andare. In mezzo c'è Sestini, Secci verso appunto l'inserimento di Anselmi. Anselmi, Anselmi, Anselmi. Sestini, traversa! Traversa! Pazzesca traversa di Sestini. La palla è ricaduta in campo senza superare la linea di porta. Sembrava un tiro a botta sicura su questa discesa di Anselmi. Un grande assist, una grande discesa. Buon pallone di Anselmi. In avanti Martelli, bene per Canapini. Canapini può puntare, Canapini rincorso adesso da De Murtas, Canapini cross e diventa un tiro cross che diventa un gol, una parabola che si è rivelata imprendibile per il portiere Ferraro, un cross che diventa un gol, un gran gol per Tommaso Canapini che trova il gol del 2-0. Dunque l'Arezzo che prende pali, traverse e poi trova così il gol del raddoppio. Steccato attende la palla, Anselmi lo serve, Steccato per Sestini la piazza e poi Conte Duca, ancora si salva la porta di Ferraro. Anselmi in corso da Fresu, Anselmi, Anselmi in mezzo c'è Steccato, ancora Anselmi dal fondo per Steccato, scavalcato dal pallone, c'è Conte Duca che non può intervenire e poi c'è il recupero di Gnaccarini, ancora Steccato, giù, c'è calcio di rigore, calcio di rigore. Steccato ha conquistato un altro calcio di rigore, appena entrato come era accaduto anche con la Pistoiese, si procura un altro rigore, parte Steccato, conclusione, spiazzato Ferraro, il terzo gol dell'Arezzo con Samuel Steccato che mette a segno anche per lui il terzo gol personale in questo campionato ed è anche il 3-0 dell'Arezzo dunque contro l'Olbia. Conte Duca alimenta, era forse in fuori gioco, l'arbitro non interviene, Anselmi, palla di ritorno di Gnaccarini, Anselmi, gran controllo, Anselmi e la palla in rete per il 4-0, Anselmi e anche per lui quarto gol dell'Arezzo e quarto gol personale in campionato. Si conferma capocannoniere dell'Arezzo, qui gran controllo, forse c'era un dubbio sulla posizione di partenza, sembrava al di là, l'arbitro, nell'arbitro né l'assistente è intervenuto, a quel punto Anselmi ha fatto un gran lavoro dentro l'area di rigore, ha difeso bene la palla e poi con un controllo davvero vincente è riuscito poi a battere il portiere Ferraro e dunque l'Arezzo al 20esimo trova anche il 4-0. Fazzuoli
Palla dentro per Ceccarelli, la posizione è buona stavolta. Ceccarelli la mette in mezzo e sono 5! 5-0! Chiuso molto bene sul secondo palo con Teodori. Teodori ha segnato, veramente Teodori. Teodori dunque per il 5-0, il gol di Federico Teodori. Per quello che dunque i gol sono 5. Grande vittoria dell'Arezzo, under 17, 5-0 all'Olbia. Nel primo tempo rigore di Bux, raddoppio di Canapini con un gran tiro cross. Poi nel secondo tempo sono arrivati gli altri gol. Arezzo che è riuscito a suggellare la vittoria anche con il gol di Steccato. Ancora un altro calcio di rigore in favore dell'Arezzo. Poi nel finale ha chiuso anche Teodori per la quinta rete. Arezzo che certamente ha giocato una gran partita, Arezzo che sale in classifica a quota 12, sperando di aver preso punti magari alla capolista Pontedera o alla seconda pistoiese. Arezzo 4 vittorie su 4 in casa senza mai aver subito gol, invece all'opposto in trasferta dove sono arrivate solo sconfitte anche pesanti, una squadra dunque dai due volti ma che anche oggi in casa ha dimostrato certamente di poter fare grandi cose in questo campionato. Adesso andiamo a sentire la voce di mister Dante Gioacchini. Insieme a mister Dante Gioacchini, oggi insomma una bella prestazione che riscatta con questi 5 gol il risultato di Siena della settimana scorsa. Sì, è stata una buona prestazione, i ragazzi si sono comportati bene e devono lavorare. Il percorso è lungo, ci sono troppi alti e bassi, ma lavoriamo. Oggi sembrava stregata sullo 0-0, no? Tante occasioni, pali, traverse, poi è arrivato il rigore, da lì è stata diciamo una goleata. Sì, diciamo che la fortuna non aiutava alcuni ragazzi, però la prestazione si stava a prescindere dal risultato e dei gol non fatti. Ecco, una squadra che in casa le ha vinte tutte e non ha subito gol, mentre in trasferta è l'opposto praticamente. Qual è il vero volto di questa squadra? Adesso è ancora presto per vederlo, vediamo durante l'anno, verso metà anno, qual è il risultato. Il fatto è che i ragazzi si impegnano, alcune volte riescono in certe cose, altre volte non riescono. Però provate sempre a giocare, questo in questa categoria insomma è bello da vedere. Sì, loro devono crescere, devono saper decidere, quindi il nostro obiettivo è farli crescere sotto il profilo del gioco. Poi il risultato, se viene bene, se non viene uguale.